13 i precedenti a Torre del Greco, tra la Turris e l'Avellino, 7 le vittorie dei padroni di casa, 2 pareggi e 4 quelle dei biancoverdi. Nelle ultime 3 apparizioni dei lupi a Liguori, biancoverdi sempre corsari, 3-1 lo scorso anno grazie a una doppietta di Tito e una rete di Gambale, per i padroni di casa in gol l'ex Maniero. Successo in rimonta nel torneo 2021-2022, padroni di casa in vantaggio con Tascone e Avellino che la ribalta grazie a D'Angelo e Di Gaudio, 2-1 il finale. 2-0 invece l'anno precedente grazie a Silvestri e Maniero, mentre il primo successo erpino risale al 55, 1-0 il finale. Diversi gli ex della sfida, tra le fila dei lupi il difensore Paolo Frascatore, 49 partite e 4 reti con la Turris, sul fronte corallino il portiere Richard Marcone, lo scorso anno in biancoverde, i centrocampisti Federico Casarini, passato tra le fila dei biancorossi proprio a gennaio, Daniele Franco e l'attaccante Riccardo Maniero, 2 stagioni in Irpinia con 21 gol realizzati, oltre al dottore Gennaro Esposito, senza dimenticare la presenza dell'irpino Samuel Pugliese. Il bilancio di Michele Pazienza contro la Turris è in perfetta parità, una sconfitta, un pareggio e una vittoria contro Mennichini nella passata stagione alla guida del Cerignola, una vittoria per 3-0 e una sconfitta con il medesimo risultato. Il tecnico dei Corallini era sulla panchina del Monte Rosi. La partita sarà diretta da Marco Emanuele di Pisa, sono 7 i precedenti con il fischietto toscano, 3 vittorie e una sconfitta per i lupi con lui. Nello scorso torneo ha diretto i match vinti in casa contro Messina e Pescara. Nell'attuale stagione ha arbitrato gli irpini nella vittoria esterna a Foggia per 3-1 con reti di Cionek, Gori e Ricciardi.